Quindi sì, hai ragione. Bugie di P. Voglio vedere com'è, perché sembra veramente figo. Vediamo. Esce a luglio. Ah, se è bello lo portiamo sicuramente. Che bello che è il Pinocchio. Help. Fammi la sabbo, morirà. Impostazione lingua, italiano, va bene. Oh, che palle sti joystick di merda dell'Xbox, ABXY. Luminosità, io HDR, no, luminosità io la aumenterei un filino, contrasto anche, no, non si, evidentemente non si può fare. Questa icona appare quando il gioco salva automaticamente. Premi un pulsante qualsiasi. Va bene, sì, dai, sì, 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 accetto, sì, 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 accetto, accetto. La parte che si illumina momentaneamente durante un attacco a un nemico può essere danneggiata e distrutta. La quantità di danni necessaria a distruggere quella parte varierà, va bene. Di cosa parli il gioco? Non ne ho idea. Penso che tu... è un gioco tipo Dark Soul, ma c'è Pinocchio, quindi non... In onore del grande scrittore Carlo Collodi, sì. Can you hear me? Sì. È horror, penso sia tipo Dark Soul. Geppetto's puppet. We need your help. Questo c'è il burattino di Geppetto, perché tu hai un cyborg. Porca vacca, cioè C17, che cazzo. Grafica spettacolare. Allora, grafica spettacolare. Spostati, ruota telecamera. Quadrato mi gratto il culo, che è abbastanza... Bisogna grattarsi il culo. Aspetta che hai ragione, la cam te la metto un filo più in alto, così non copre... Non dà fastidio, non copre le cose. Metto circa... non so, in questo caso la metto qui, tanto più o meno. Non ho ancora accesso. Oddio! Ah, there you are. Porco Dio! I've been looking all over for you. Tanto mi gratta il culo, giusto il libro. Non posso neanche correre al momento. Cos'è giù? Non posso ancora far niente. Togli il motion blur. Sì, mi sta dando fastidio anche a me il motion blur. Dove cazzo è? Hello there. Federico X, grazie per il 9X, bentornato X tra le papere armate X. Grafica, dov'è? Non dai schermo, limite fotogrammi, limitato su connessione verticale, riconoscione, Nvidia, LF. Visibilità, che cazzo è? Texture, effetti, anti-aliasing, vegetazione, ombreggiatura, che cazzo sta? Non è in telecamera? Non c'è il motion blur? Si vede che non l'hanno forse ancora messo il motion blur. Beh, andiamo avanti per non stare altre ore e mezza qua. Sono un po' scassato, fatina dei denti, però... Esamina. Oh, madonna! I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krat, and I'll explain what's happening. È tantissimo Dark Soul. Jiminy, please escort him to the hotel. È tantissimo Dark Soul, sembra la guardiana del fuoco di Dark Soul. Non aver paura. No, ho letto. Let's get you out of there. Find something that might help. Sembra figo molto. Devo capire.
Sì, è tipo il grillo Gemini, è tipo il grillo parlante, praticamente. Spade. But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. Quale armi mi dà? It'll be helpful on your way to the hotel. Allora, via dell'equilibrio è una spada e un dildo anale. Via del bastardo, via del bastardo mi interessa, destrezza. Via dello spazzino, via dell'operatore ecologico. Facciamo via dello spazzino, forza, non c'è via dell'intelletto, facciamo via dello spazzino. Troia, che sberla. Madonna santa, che sberla sta roba qui. Questo tiro i cartoni. Questo meno, più che altro. Quadrato non fa niente. Ah ok, schivata con tondo, benissimo. Come in Dark Souls. Ah, guardia. Ah. Sappiate che appena lo comprerò metterò il tempo sono a fare. Sono Pinocchio e sono fichissimo e fortissimo. Ho detto bordello invece che borsello. Siete pronti, papere? Andiamo. È Dark Souls. L'ho detto, è stile Dark Souls. È amico di Leon. L'ho detto che è stile Dark Souls questo gioco. E sembra veramente tanto bello. Peccato che non si possa customizzare il personaggio. Vabbè che sono un figo della Madonna, quindi più tardi si va a trombare un sacco di ragazze, perché tanto figo come sono è un crimine se non mi trombo tutta la fica della città, però... Così miro, ok... Merda... Minchia, sono un po' smerdo, ma... Il blocco con i vestiti, vabbè. Sto giocando la demo di Lies of P. Welcome to Cross Station, everyone. Grazie. Here you will witness the most spectacular display of human endeavor on Earth. If Cross is your final destination, we wish you a safe and prosperous day. Se praticamente è la demo di un gioco dove tu usi Pinocchio, però è tutto in versione Dark Souls. Quindi, sì, è la demo pesa 25 giga. No, per dire, eh. La demo pesa 25 gigabyte. La demo. Il gioco completo pesa 200. Il volume è alto, sì, decisamente il volume è decisamente alto, sì. Così dovrebbe andare un filo meglio. Ruota dentata. Il gioco completo peserà con... Ok, tondo, tieni premuto tondo e corri. È veramente tanto simile a Star Wars, eh. Quadrato... Star Wars, sì, buonanotte, Dark Souls. Quadrato, mi farò la pozione d'Estus. Vediamo se... Ok, questo è attacco caricato. Questo è praticamente l'attacco veloce. Parata. Questo è la mano 2. È letteralmente Dark Souls, ragazzi. È veramente in tutto e per tutto i comandi di Dark Souls. O Elden Ring, qualsivoglia. Buono perché c'è già un po' di familiarità almeno. C'è l'impulso, saranno le fiaschette Estus. Sì, infatti, ok, perfetto. Sono l'equivalente delle fiaschette Estus. Con R3 miri. Questi qui non sembrano attaccare più. Prendiamo danno. Il danno non è neanche eccessivo, quindi sarà un po' più facile dei soul normali. Sì. Il danno che mi è stato fatto è abbastanza basso, quindi presumo che non sarà un impossible game alla Dark Soul.
perché comunque non ti fanno tantissimo danno. Poi bisogna vedere se in realtà non ti fanno tantissimo danno adesso, o se magari dopo diventa proprio stile Dark Soul, che i nemici più forti, se ti sputa in un occhio, ti levano tre quarti di vita. Bisogna vedere. Frammento di Ergo Fioco, penso che sarà per potenziare le fiasche Estus, credo. Nicola, grazie per i 5, Palatino, grazie mille per il sub. Quello sarà il primo boss, scommettete? Quello lì sarà il primo boss, scommettete che lui sarà il primo boss. Il tizio degli spasmi, sì, perché dovrebbe essere una sorta di androide. Ok, il Piclet, grazie per i 10, Palatino, grazie per il sub. Questo è il Pinocchio più figo e tamarro che abbia mai visto, cioè... Bene, bene, bene. Questo ci piace. Allora, fammi esplorare per bene, perché se è fatto in stile Soul... Ok. Sarà anche per PS4, secondo me, sì. Non credo sia un'esclusiva per computer. Almeno spero per chi, poverino, solo la Play. Guarda quello della Disney. Però è figo il concept. Non posso vedere al buio. Come l'accendo, Gemini? What the fuck? E che cazzo serve? Cosa faccio? La lama alla spada? Che cazzo serve? Con A faccio borsello. Ah, il lato 6, Anessia, Macarena. A sere he, ha, de he, betu, de he, be, de te, we know, am, ha, vi, ha, de, ubi, ane, we, di, di. A sere he, ha, de he. A sere he, ha, de he, betu, de he, be, de te, we know, am, ha, vi, ha, de, ubi, ane, we, di. Devo capire esattamente a che come cazzo... Oh, bastardo di merda. Buono il danno. Vuoi dare un trucco di magia? Aia, fanculo. Randy, cosa mi ha dato? Catalizzatore di favola? Attiva lo slot delle cinture superiore. Attiva lo slot delle cinture inferiore. Usa l'oggetto della cintura selezionato. Tieni premuto A per attivare il borsello. Tieni premuto A più su, più giù, più sinistra, più destra. Ah, ok. Ok, ok, ok. Benissimo, allora. Come Dark Soul. Effettivamente avevo dimenticato. Anche questa è tale qua la Dark Soul. Per passare da un oggetto all'altro, ovviamente, devi premere in giù tante volte. Ci vado un attimo. Merda, che sberla! Pinopi, grazie della salva, Tino, grazie mille. Figo anche questo. Gli si può abbassare? Al momento non sembra. Non, tipo, non mi posso abbassare. Vediamo la luce. Va bene. Posso anche andargli dietro a fargli il backstab. Il backstab. Perfetto. Un pochino una copia, non la considererei una copia, perché alla fine è vero che i comandi sono praticamente uguali, ma copiare i comandi non considera in effettivamente plagio. Borsa, allora, estrema ratio, quando utilizzata provoca la morte immediata. Che cazzo serve? Per riparazioni delicate. Carica rapidamente l'energia della favola. Non so cos'è l'energia della favola. Ok. Oddio. Oh, oddio. Qua dobbiamo esplorare un attimo gli oggetti, perché... Formazione sul personaggio. Allora, figaggine 4000. Vitalità 11. Vigore 5. Capacità forza motrice. Tecnica sviluppo. Ok. Appunto del passeggero, lo volevo vedere. Dov'è l'appunto del passeggero, scusami? Materiale, oggetti, arma. Oh, madonna santa. Aiuto. Aiuto. Eccolo qua.
come se trovate questo biglietto, uscite dalla stazione e scappate. Non ancora, devo sistemare un paio di cose. Probabilmente il mana, sì, può essere effettivamente. Non mi pento assolutamente della scelta dell'arma. Credo che anche quando prenderemo il gioco ufficiale l'arma rimarrà questa qua, l'arma pesante, mi ci trovo abbastanza. Beh, orco dio maiale, paura, dio bestia. Che gioco è, se posso chiedere? È la demo di Lies of P. Un gioco in cui tu tecnicamente impersoni Pinocchio, il Pinocchio più figo mai visto, e però è in stile Dark Soul, quindi praticamente tutto il mondo di Pinocchio in stile Dark Soul con macchine androidi, e il resto non ti so dire. Non ho idea se la trama sia differente, non ho idea di come funzioni, non ho idea di quanti collegamenti ci siano, perché è tutto nuovo anche per me, quindi so solo che è tipo Pinocchio in versione Dark Soul. Però mi fai una domanda da un milione di dollari se mi chiedi. In tutta Krat ci sono porte e scale bloccate da dispositivi. Puoi sbloccare queste porte e scendere le scale per creare scorciatoie. Ah, vabbè, le shortcut, va bene. Ok. Quello è un boss. Quello per me è un boss. Provo a fargli un attacco da dietro, ma per me parte una cutscene. Non è un boss, però sembra essere uno molesto. Gli levo niente, buono, e lui mi fa un male cane. Porca troia. Buono perché posso schivare. Buono perché mi sta facendo un male cane. Mini boss, sì, decisamente. Qui bisogna menarlo come Lorian. Aia, porca troia, quanti attacchi di fila, bastardo. Merda, che mi fa malissimo sto infame. Che attacchi nemici che non hanno arma per caricare le celle a impulso. Aspetta, com'è che era? Ah, beh, ma io posso anche parare, che imbecille. Vediamo come funziona il blocco. Ok. Beh, ma questo bastardo mi leva un po' di vita. Oddio. Aspetta, qua. Oddio, ragazzi, sono messo malissimo, non ho più vita. Bisogna andarci. Credo che mi abbia seccato. Porca troia, qua bisognerà un attimo imparare un secondo un paio di comandi, perché bugia in corso. Vedo già gli insulti contro Dio in sto gioco, sì. È probabile che bestemmierò come un fabbro ferraio. Qua bisogna un attimo prendere manualità. Porca troia, da qua mi fai riprendere. Tieni premuto per attacco. Mentre attacchi, la barra di PV del nemico sarà evidenziata in bianco. Quando ci accade potrai stordire il nemico. Ok, facciamo un test. Porca troia! Questo non è un gioco tanto magnanimo, L'attacco è molto figo, quello caricato. Il mio soul preferito è Elden Ring. Devo giocare a questo per valutare. Non ti so dire se anche questo. Questo qua comunque è un gioco che esploreremo alla Sabaku appena esce, ve lo dico, Questo è un gioco che senza ombra di dubbio esploreremo alla Sabaku come degli stronzi appena esce, perché sembra veramente figa la trama. Sembra anche abbastanza pieno di dettagli. Ah, è vero, la shortcut, che cazzo... È la demo di Lies of P. Ah, e lì ci sono le anime. Non posso avvicinarmi di soppiatto, vero? No? L'animale, no, mi sembra... Com'è che si caricava... Sono un coglione, mi sono dato la vita per sbaglio. Qua bisogna pararsi.
Merda, mi stanno dopo un po'. Oddio, l'ho colpito. Oddio, aspetta, lo posso ammazzare. Meno male, ok, è stato un filino più facile. Chiave dell'ingresso su struttura leggera, non ho letto. Equipaggiamento, slot, parti difesa, ok. Lego di morte. Vediamo che cosa ho in borsa. Equipaggiamento difensivo era. Allora, peso, ok, anche qua puoi andare, minchia, anche qua puoi andare in fat roll, benissimo. Tasso di riduzione dei danni fisici. Come lo voglio mettere, scusa? Vai nel menu equipaggiamento. Ce lo mettiamo. Questo solo questo. Questo solo questo. Ok, quindi per ora non abbiamo preso. Qua mi sa che pararsi sarà un po' più importante di quanto era pararsi in Dark Souls, perché la schivata non è sempre così. Sto Pinocchio è un gran figo. Guarda qua, è un figo della Madonna. Pinocchio, bagno Fregne dal 1894. Io me l'ho parato. Tua madre. Catalizzatore di favola. Ma non sono sicuro se sia il mana o se sia per creare delle fiaschette Estus. Ah, aspetta, perché avevo. Cos'è che ho preso la chiave? Ho preso la chiave per uscire da qua. Sembra veramente interessante. Sembra veramente interessante per adesso, sarò totalmente sincero. È il mana. Può essere, può essere. Ah, no, era così che facevo. Penso che affilo la spada per fare più danni. Qua tra l'altro sembra che non so come sia possibile. Qua è pieno di morti, quindi delle macchine devono essere completamente impazzite e aver ammazzato tutte le persone che erano qua. La giusta, sì. Questa è statua, scusami. Volevo leggere. No, ma io voglio che esca subito, sei pazzo. Esposizione di Krat del XVIII secolo, assistete al più grande spettacolo sulla Terra. Fammi leggere. Scoprite il futuro del mondo. Comunque siamo nel 1800. Nel 1829? Comunque siamo nel a fine di metà, fine XIX secolo comunque. In un mondo semifuturista, perché sembra che in questo mondo le macchine siano state create molto prima di. Bello. Bello molto. Bello molto. Bello molto. Mi piace molto l'ambientazione vittoriana semi-apocalittica, perché è tipo ambientazione vittoriana in versione post-apocalittica, invece che le macchine distrutte ci sono le carrozze. Molto bello, molto molto figo. Veramente tanto bello. Sembra più Bloodborne. Sì, concordo con te. In un certo senso sì. Para lo Stargazer. Ah, è il falò. Usa lo Stargazer per ripristinare i PV e l'energia e per ricaricare le celle a impulso. Tornerà in vita in questo punto quando muore. No, non è inizio 1900, c'è scritto 1000. Ah no, però hai ragione, la statua era del 1800. Non so se effettivamente l'ambientazione è nel 1000. Come funziona? This is called a Stargazer. A marvelous device the stalkers used in the past. Dai persecutori. As we are not strong enough to beat the puppets. Ciao André, sai già cosa portare come gioco serio con trama da portare per più giorni? Intendo già dopo questa demo.
sono sincero, io faccio parte di quelli che si annoiano quando porti Fortnite GeoGess e quelli senza trama. Potresti fare una bet per vedere se la maggior parte di noi preferisce i giochi con una trama. Lo so, Badatino, per quello cerco di alternarli apposta. Grazie per i cheer, cerco sempre di alternarli. Allora, fammi vedere, se volessi usare lo Stargazer per potenziare, aumenta di livello. Se ho imparato qualcosa dai giochi di Dark Souls e dai giochi di, in generale, dei Souls-like, è che inizialmente la vitalità è fondamentale. Quindi io facciamo 2 punti a vitalità e facciamo 1 forza, visto che stiamo facendo il personaggio brutale. La vitalità sì, la vitalità è, almeno all'inizio, è strafondamentale. Poi io non so se posso fare la build, non so, cioè dipende, perché se c'è la build che posso usare armi da fuoco o la build in generale con le armi a distanza, potrebbe essere molto interessante quella, visto che di base io di solito gioco sempre col mago, quindi giocando sempre col mago, riuscire a giocare senza magia, magari non c'è la magia ma ci sono le armi da fuoco, che ne sai, siamo in un'epoca in cui le armi da fuoco ha senso che ci siano, quindi... Usare le pistole in sto gioco, ma sono pistole alla Bloodborne che non servono a un cazzo o sono armi valide? No, ma stavo ripulendo un attimo l'area per esplorare un secondo e vedere se trovo cose... Anche cavalli morti, tutte le valigie lasciate qua, quindi è stata una cosa improvvisa. Sono impazziti tutti all'improvviso. È stata una cosa tutta improvvisata, perché sono morti anche i cavalli, quindi non penso sia una cosa scoppiata. Aia, madonna, io stavo cercando di... Il danno almeno lo faccio, il danno almeno c'è. Catalizzatore, catalizzatore di favola, devo ancora capire che cazzo è il catalizzatore di favola. La decisione di prendere il cittadino con una frenesia dei burattini che ha recentemente paralizzato la città non sarà contenuta. Quindi qualcosa ha fatto comunque impazzire i burattini. Qualcosa mi riposo. Aspetta, se mi riposo i nemici si ricreano, fammi vedere. Vediamo se è tale e quale. È come Dark Souls. Se ti riposi, tornano i nemici. Buono, buono per farmare, brutto perché non ti puoi riposare mai veramente, a meno che non vuoi scappare. Ho già provato le strisce di platino. No, invece è molto bello, è molto bello. A parte che fake Elden Ring è uguale a Dark Souls. Dark Soul, cioè Bloodborne è uguale a Dark Soul, Dark Soul è uguale, cioè non è fake. I comandi sono gli stessi, il principio è lo stesso, è un gioco completamente diverso, però ha della base dei Souls-like, ma poi magari non sappiamo neanche se è stato prodotto dagli stessi che hanno creato i Souls-like, quindi voglio dire, sembra molto bello invece, sembra molto bello. Per come è strutturato, ti dico la verità, questo può tranquillamente fare a gara con Bloodborne, per come è strutturato fino adesso, ti dico la verità. La grafica è spettacolare. Il sistema di combattimento mi sta piacendo più che discretamente. Non è della From Software. Questo gioco ha il suo perché, sarò brutalmente sincero. Fatemi esplorare un attimo, perché voglio tantissimo esplorare per vedere se trovo roba utile. Sono su Play o su un PC? Sono su un PC, Badatino. Ma non sembra ci sia niente, quindi direi che possiamo andare avanti. Usa i bracci. Non so neanche che cazzo... Così, ma tiro i cartoni. Mi sa che serve per l'arma secondaria questa qua. Vediamo cosa c'è su di qua. Guarda che anche la modalità di combattimento è fatta molto bene, non è una... Sì,
però Dio Cristo, Dio Cristo, Dio Cristo, Dio Cristo. Porca troia. La modalità combattimento è fatta molto bene. Le botte che dai le senti. Cioè le botte che dai e che ti danno le senti. Non è come i giochi dove quando meni con la spada sembra di star menando dell'aria. Qui le botte che dai e che ti danno si sentono parecchio. E rende tutto abbastanza realistico comunque la cosa. Buono, c'è anche... Ok. Va bene, questo ci sta. Buono che c'è anche interazione con gli oggetti, che non c'è l'animazione. Cioè, nel senso, ci sono alcuni giochi Souls-like, quando tu meni, sembra di menare, non so, sembra di menare dei manichini. Qua invece la senti la consistenza, ti sembra proprio di menare forte, non so come dire, c'è realismo nel combattimento. Guardia perfetta, esegui guardia a destra per... Aspetta, devo sistemare... Affilo la spada. Se meni le scatole, vediamo. Ok. C'è interazione anche con gli oggetti. Fatta anche abbastanza bene, devo dire. Fatta anche abbastanza bene. Non si rompono in maniera strana come se fossero fatti di zucchero filato. Frammento di Ergo. No, di Ergo, ho voluto Diego. Non c'è il salto, quindi. LB più Y. Cos'è? Non so cosa ho fatto. Ho usato il mana per qualcosa, ma non so che cosa. Io quello lo voglio. Ma vedere se posso andarla a prendere un attimo a volo a sinistra. Spiaccicato a Soul e Elden Ring. Vabbè, ma in realtà no. Cioè, il comando è fatto così. Ma l'intera trama, l'intera storia, il resto no. Dipende. L'atmosfera è molto, molto cupa, molto, molto macabra. Rende l'idea... Rende molto l'idea... Vediamo come funziona se provo a buggarlo. Sembra fatto anche qua. Sì, la meccanica che affili la spada è notevole. Usa le arti della favola della lama. In posizione di guardia usa le arti della favola dell'impugnatura. Le arti hanno lama, impugnatura e distinte. Ognuna con le proprie arti della favola. Bella arte della favola. Le arti della favola utilizzano gli slot favola e ciascuno utilizza un numero diverso di slot. Carica gli slot favola attaccando i nemici con un'arma. Ma non mi hai detto che cazzo devo fare, però. Oddio, quello è grosso, porca troia, quello è grosso. Oddio. Ci sta che ti stunni l'attacco pesante. I nemici cominciano a diventare più rompicoglioni. Cella impulso scarica. Attacca i nemici con un'arma per caricare le celle impulso. Cioè, se attacco i nemici mi carica l'est, praticamente. Il gioco è fatto benissimo comunque, ragazzi. A livello grafico il gioco è fatto benissimo, eh. C'è una cura nei dettagli che è spaventoso in sto gioco, eh. Ma come, scusa, dov'è l'hotel? Ah, quello lì. Michi, è il castello di Frankenstein. Tiri diu,
Ed è solo un DLC, vabbè, volevi dire una demo. Sì, è una demo e occupa 25 giga. Anche l'acqua, ragazzi, è fatta bene. È fatto tutto bene. A livello grafico è spaventoso. Ci sta che occupi solo la demo 25 giga. È una demo, sì, è una demo e occupa 25 giga. Io non ho idea... No, ma ho capito che intendevi quello. Io non ho idea di quanto occupi il gioco completo. Secondo me siamo intorno a 80-90 giga. Termine. Porco Dio, che paura. Ma mi sto caricando, mi pare di starmi caricando. Vediamo i nemici. Il nemico si ricorda dove vai. Carino. Il problema è che io, ragazzi, sono senza, cioè non ho niente, quello è il mio problema. Ah no, ce l'ho una carica, a posto. L'intelligenza artificiale si ricorda dove vai, questo è figo. Ti carica il mana? No, cioè in realtà mi sembra che mi abbia caricato una fiaschetta Estus in realtà. Mi ha detto che menando i nemici mi carico le fiaschette Estus. L'ambientazione è veramente bella. La grande esibizione, la meditazione è veramente fatta molto bene. Ti sembra proprio, ti immergi molto nel gioco. Ecco. No, i nemici sembrano essere burattini impazziti. Strumento per riparazione urgente. Credo che il gioco esca a ottobre, ufficiale. Sì, anche i nemici sono interessanti. Poi beh, per adesso abbiamo visto solamente quelli di base, quindi in realtà non è che possiamo fare una valutazione proprio. Merda. Mi ci vuole un po' per caricare. Catalizzatore di favola. Spero. Non usciva a settembre. Non lo so, non mi ricordo. Settembre-ottobre sicuro lo prendiamo. Sì, a livello di design spacca di brutto. Ma un boss lo vediamo sicuro, ragazzi. Figurati se nella demo non ti mettono un singolo boss. Impossibile. Questo dove eravamo prima, sì. Figurati se nella demo. Christian, grazie per la sub, Tino. Figurati se non vediamo un boss nella demo. A powerful parade puppet is blocking the entrance. And that's the only way in. 19 settembre. Questo lo giochiamo sicuro. Be careful. Ci provo, zia. So please be careful. Abbiamo un cazzo di vita e abbiamo il falò in culo alla Madonna. C'è da ridere. Questo gioco anche con i falò non è molto generoso, te lo dico. Oh. Che cazzo. Esegui la guardia a destra prima di venire con la guardia a destra. Fuori la destra. Tu sei il mercante, immagino. Hello there. Welcome to Krat, visitor. Hello there. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Out here alone? Venom. You could use some help. Fammi vedere cos'hai. Here's a festival gift for you. Now get yourself something useful. Adesso non mi fai vedere che cazzo hai. Acquista. Dio biscottato. Ah, ok. Qua puoi comprarti le armi che non hai comprato all'inizio. Smontaggio possibile. Lama della sciabola. Lama dello stocco. Beh, questo non capisco se è meglio o peggio. Non capisco se è meglio o peggio della mia.
Una batteria di grande potenza può essere lanciata e infligge danni d'assalto elettrico. Ah, è tipo la bomba. Dopo la frizione dei bollettini, ok, questa la acquistiamo, vediamo com'è. Uno speciale abrasivo ottenuto mescolando polveri di metallo elettrico, invece temporaneamente assalto elettrico. Ah, questa è la polvere, tipo la polvere elettrica per potenziare. Questa qua non capisco se è la mia o no, perché sembra la mia. 109 più 17. La mia com'è? La mia arma com'è? 109 più 17 è letteralmente la mia. Però attenzione, aspetta, posso avere una seconda arma. Out here alone? Vediamo un attimo. Sciabola. E se facessi doppia arma pesante? Proviamo? Hello there. Proviamo? Tom, grazie per i sub. Tino, grazie mille per i sub. Proviamo a vedere come va con doppia arma pesante. Scusami, ne ho due. Dov'è l'altra? Beh, scusa, ne ho due, perché non... Ah, perché cambio un'arma da un'altra? Ah, non posso avere due armi, non posso avere... Armi e braccia. Ah, ok. L'altro braccio non penso. Sì, hai ragione. Infatti adesso gliela rivendo perché non ha senso l'acquisto. Out here alone? Ne ho due, non ha senso. Non credo di poterla neanche vendere, tra l'altro, sarò sincero. No, infatti non. Aspetta, forse devo toglierla dall'equipaggiamento. Out here alone? Vediamo se non equipaggiata posso... No, ragazzi, non gliela posso vendere. Non gliela posso vendere, non... Anche disequipaggiata non si può vendere. Forse non si può vendere, forse non la puoi vendere qui, non ho idea. Questo fa male o... Questo non fa male, grazie a te. Devo provare a fare la parata perfetta. Però, attenzione. Attenzione, mi carica l'Estus. Mi carica l'Estus menandolo. Aspetta, la voglio caricare un attimo. No, ma non, questo non fa male. La uso per caricarmi un attimo l'Estus. Valli dietro. Valli lo stesso. Vale lo stesso. Non pensavo avessero lasciato l'opzione di andargli dietro. C'è la shortcut, un attimo che cerco di curarmi, di caricare. No. Cosa faccio? Lo prendo a c***o. Mi si è rotto il braccio, ho fatto un pugno e mi si è rotto il braccio. È uscito, no, la demo. Un attimo che mi ricarico al volo la Estus. Una patina al culo tattica, ci vuole. Ah, ok, la stamina è sempre quella lì verde. Mica, quanta stamina consumo per tre attacchi, Dio Cristo. Ah, è vero, devo, aspetta, è vero, devo sistemare. Ok. C'è la shortcut dietro. Dove? Dov'è la shortcut? Sì, l'ho già aperta la shortcut, ma che mi importa? C'ero già stato lì. Ogni arma ha la sua abilità, vale a leggere. Fendente concatenato, difesa assoluta. Sì, è uguale in tutto e per tutto. Formidabile burattino che animerà la sfilata. Ciao, sono il maestro sfilata, mi piace cantare. Oddio. È il pazzoide. Stiamo per incontrare il pazzoide. Stiamo. Qui secondo me becchiamo. Questo è il primo boss. Però spero mi dia. Come si dice? Il falò, se no è un problema. No. Ma no, non posso entrare. Merda, posso. Ma che voglio che sperlo.
Ma aspetta, io spero. Oddio, è finita. Sono andato al boss e non al falò. Oh, porca vacca. Porca vacca, questo è grosso. Posso andare via? Oh merda. Oh Cristo. Merda, fa malissimo sto animale. Ma io volevo muovermi, non volevo... Qui ragazzi ce la prendiamo un attimo. Sempre il dottor Eggman, un po' c'è ragione. Sembra il dottor Eggman in versione... come si dice? Non mi faccia le prese, sennò sono rovinato. Merda, che male. Porca troia, sono in crisi. Imparare i pattern di attacco. Ok, bene o male agli attacchi abbastanza, come si dice. Dai, ma che cazzo. Ok, gli attacchi sono discretamente prevedibili, però ha un'area d'attacco enorme sto stronzo. Per Dio, c'ha un'area d'attacco che ha OE, cioè si spiaccica per terra, becca 6.000 km quadrati attorno a lui. Appunto. Adesso corriamo dal boss, andiamo subito dal boss. Usa la bomba, hai ragione, sono un deficiente, potevo usare la bomba. Usa gli attacchi, non so neanche che cazzo sono gli attacchi favola. Se muori durante una battaglia al boss si crea un ego di morte. Ok, meno male. Non so neanche che cazzo sono gli attacchi favola io. Allora, mettiamoci un secondo la bomba come... Ok, no, aspetta, usa. La volevo mettere in inventario. No! Ma non usa, volevo metterla nell'inventario. Scusami, come merda si mette nell'inventario? Non c'è gli oli, oggetti da lancio? Scusami, non volevo usarla, lanciarla a vuoto. Scusami, come la metto nell'inventario? Come li metti consumabili nell'inventario da usare, scusami? Come cazzo li metto? Ah, ma così, ma vai a cagare. Voilà. Borsello. Vabbè, abbiamo messo una bomba. Torniamo dal boss, raga. Andiamo direttamente al boss. Tra l'altro dovrei avere anche aperto una shortcut, quindi in teoria dovrei far prima. È quella? Quella che ho aperto? Sì, è questa. Credo, non sono sicuro. È prima, com'è prima? No? Sì, ma Dio merdaglio, mi fai passare?
Quando il mana fai triangolo mentre sei in guardia, ci provo appena. Che merda è la shortcut che ho aperto? Non mi ricordo più. Dai. Vabbò, mettici 2 ore e mezza per. È finita, ragazzi, è finita, è finita. Classico momento alla Dark Soul, è finita, è finita. È finita. Classico momento alla Dark Soul quando corri e ti inculano tutti i nemici insieme. Finita. Aspetta, devo trovare dov'è la shortcut. Sì, il classico momento Dark Souliano. Che corri, c'è tutti i nemici e ti sbudellano. A destra delle scale. Oh, vediamo se si perdono le anime se si muore 2 volte, per curiosità. Oppure le anime rimangono. A destra delle scale. Qua è l'SRE. Dritto e poi avanti a destra. Ma dove, ragazzi? Indietro. Ma come, scusate, avete detto voi dritto avanti a destra? Non da lì, ah, ma da sopra, scusate. Che gioco è? La demo di Lies of P. Sarebbe bello. Ok. E prima di ucciderli. No, è qua, è qua. È qua il merdone. Quando paro premo triangolo. Non succede un cazzo quando paro su un triangolo, però. Temo che le mie anime. Sì, se muori le anime le perdi. Sì, easy, easy. Madonna. Il danno c'è, però. Merda, mio cane, questo attacco. Tutti i ciccioni dei giochi alla mossa che ti salgono col culo in faccia. Ho sbagliato. Porco Dio, sto attacco. Ah no, quadrato, che cazzo. Non gli ho fatto una fava di ritardo, di ritardo. Minchia, ragazzi. Ma sbaglio di contenuto. È buono perché posso correre dove cazzo mi pare anche se l'ho mirato. Io per me faccio prima a fare così. Mangia fuoco robot. Sembra il giudice Candy in versione Pinocchio mangiafuoco. Grave errore. Oh mio Dio, fase 2. Oh mio Dio, fase 2. Che succede, no? Merda, mangia fuoco veramente, porca troia. Non stavo scherzando, è veramente mangia fuoco. Ragazzi, ho schivato e non sono neanche cosa. Porca troia, aveva fatto tutto questo stronzo. Cazzo.
volte fa il passino prima di attaccare. Merda, mi piglia, devo stare attento. Sì, mi sta usando la testa come mazza, tra l'altro. Di caricarmi l'est. Madonna mia. È fortissimo. No, è un classico primo boss di tutti i giochi Souls-like che è impossibile all'inizio, poi diventa una boiata quando lo fai. Praticamente è il solito discorso. Usa le parate. È un'idea, però mi stanna con le parate. Con le parate mi stanna di brutto. Ma io posso... Io le pietre che ho... Ah, ok, quando attacchi... Ma io le pietre che ho le posso usare per ottenere... Se faccio usa... Ah, sì, sono... Sì, queste qua ti danno... Sì, ok. Potenziamoci un qualcosina, almeno. Allora... Facciamo un in più di vitalità. Sì, quelle sono tipo, come si dice, le anime lì, come cazzo dici... Sono l'equivalente delle anime, praticamente. Sì, vabbè, all'inizio in tutti i giochi così bisogna aumentare la vita. Non ho poteri, no, non ho poteri che io non... Sì, le rune, bravo, che ancora io abbia capito non li ho. Le recupero anche se non servono un cazzo. Carica la barra della favola al pugile e la usi contro il boss. Aspetta. Ma la barra della favola che cazzo serve? Perché sono un tiro, ecco perché. Esattamente, a che cazzo serve la guardia della favola? È quello che non ho capito. Prova a usare Y quando pari e usare l'attacco favola. Non ci provo, aspetta. Prima me la carico tutta. Quasi, ma scopriremo quando lo farai, giusto? Carica. Ok, comparata con... Allora adesso la proviamo a far subito una. Figo il modo di entrare. Sì, non è che gli abbia fatto sto gran danno, se posso dire. Danno c'è stato. Non so cosa ho fatto, ragazzi. Ho cagato l'energia dal cuore. Schivare.
fase 2. Aspetta, aggiungi premi, qua abbiamo altri problemi. Guarda che botta che mi ha dato. Un attacco, devo fargli un attacco perché dopo si rialza. Quanti attacchi di fuoco? La madonna! Non ce l'ho la bomba, raga! Dio cane, bro. Merda, che molesto, porca troia! È molestissimo sto cazzo di boss! Porca troia, che molesto! Qua bisogna, come si dice, bisogna potenziare un po' le armi, per forza. Bisogna potenziarsi un attimo, bisogna livellare un attimo. Molestissimo. Compra le granate. Non so se ho i soldi. Mi sa di no, non ho niente. Aspetta. Quanto mi dà sto pirla? Non si sa. 47, se ciao. Non hai mentito. È molesto un bel po'. È molesto un bel po'. Dici che sarà peggio di Elden Ring? Ah, le bestemmie le tiriamo sicuro. Out here alone? Vediamo se posso. Vediamo se in qualche misura o maniera. Questa che cazzo è? Carica rapidamente l'energia della favola. Non ho un cazzo da vendergli, perché non ho un cazzo che so di potergli vendere. Quindi proviamo a menarlo, raga, proviamo a menarlo. $682, aspetta, vediamo se posso comprarmi delle granate. Nella fase 2 diventa più molesto, perché devo ancora imparare i pattern. Le granate, ok, dammene 3. Granate prese. Ora andiamo in borsa, ci mettiamo... No, non voglio usare. In borsa ci mettiamo le 3 granate. Proviamo a tirargli in bocca una, vediamo che effetto fa. Vediamo cosa succede se tiri in bocca una. Io camera, ho parato. Ah, ok, perché li faccio. Ah, ok, con l'effetto della granata li faccio più male, ok. Con la granata gli faccio molto più male. Ok, adesso ripetiamo. Troia.
credo. Ok, morto. Perfetto. Ok, bisognava stargli un po' sotto. Bisognava stargli un po' sotto come classico boss di merda di Dark Soul, che se gli stai sotto manca gli attacchi. Bisognava stargli sotto, proprio stile classico boss di merda di Dark Soul, che se gli stai sotto gli attacchi missano. Dammi un falò, ti prego, dammi un falò. Ti scongiuro, dammi un falò qualsiasi. Le granate niente male, le granate hanno aiutato un bel po', li facevano un sacco male con le granate. Nel frattempo io mi godo l'ambientazione perché è qualcosa di poetico. Come parlo? Guarda qua che tamarraggine. Su Elden Ring non c'era sta cosa, è vero. One more thing I should mention. Dica. The hotel security excludes puppets like you. Non avevamo dubbi. So you'll have to lie to get inside. Ah, devo mentire, giustamente. Special puppet after all. Giustamente, perché effettivamente la storia della menzogna rientra effettivamente in quello che riguarda Pinocchio. Però mi dai per favore un falò? Cioè, ti prego, mi puoi non dare un cazzo di falò? Ma a parte che non penso che rifai il boss se muori, non credo, sinceramente. Pietra lunare del Novilunio. Credo sia una roba per potenziare le armi. Lui si allunga il cazzo, certamente. Frammento dell'ego. Se può fare il mago, non credo. Non credo, penso che puoi usare armi da fuoco, che è l'equivalente delle magie, ma dubito tu possa fare il mago. Welcome to the sanctuary of the Grand Covenant. Prove your identity. Who are you? Burattino Mano? Grand Covenant's fourth law. A puppet cannot lie. Welcome to Hotel Crot. Per fortuna io sono in grado di mentire. I tuoi meccanismi non ho letto, cazzo, scusami. Ah, forse perché ovviamente più volte io mento nel corso della storia, più umano divento, probabilmente. Anche se in realtà non so quanto convenga, visto che essere una macchina sembra che mi dia anche più forza. Bello, molto bello. Molto bello anche l'hotel. No, non mi dire che è finita così la demo, ti prego. No, ti prego, non mi dica che è finita così la demo. Ci rimango malissimo. Non tutti i più grandi persecutori hanno avuto come maestria la persecutrice leggenda, come maestra. Non era né una bastarda né una spazzina. Stabette. No, non sembra sia finito, però. Non sembra, perché... Madonna, ragazzi, è impossibile. 25 giga, tutto qui. Lei è la mia... Come si dice? È la mia cosa, è la mia guardiana del fuoco. I'm so happy to see you. Hai capelli? I am Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Crop to find you. Hai capelli blu. Lei è tipo la fata turchina, immagino. You must have questions. Geppetto will have answers. Geppetto. But we have to find him first. Geppetto. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Crot. Sì, lei l'ha fatta turchina. And that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Find Geppetto. Wait. Take this pocket watch. Crot is a labyrinth of peril right now. Me ne sono accorto, signorina. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Clever one, epico. Clever one. Una cosa scritta in triste di potere mistico. Questo riporta indietro in tempo a quando il ragazzo era in perfette condizioni.
Oddio, forse è una cosa che... No, aspetta, no, aspetta, puoi trasferirti da un gangster all'altro. Ok, questo è, come si dice, è il coso. Beh, scusa, non mi posso potenziare, perdonami. Cioè, scusami, non mi dai la possibilità di potenziarmi? Ah, beh, ma che stupido, vado un attimo là, poi torno qua. Vado un secondo là, poi torno qua. Immagino si possa fare, se no sono rovinato. La fata ha fatto l'artistico. Impossibile. Un istante devi parlare con lei. Può essere. Ah, ok, no. Ah, ok, Hotel Krat, benissimo. Non è il naso, è il cazzo di Pinocchio che si allunga. Ha il cazzo in faccia, è una cosa, no? Adesso provo a parlare anche con Sophia. Evidentemente non posso farlo fino a quando non parlo con Sophia, non mi fa potenziare niente. Sophia? Look at Gemini. I think he's in shock. Ma Gemini è sotto shock? Che cazzo, io sarò sotto shock? She's fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. I'll use my power to help you. Okay. Allora, direi... Oh, ragazzi, lo stiamo facendo... Io... Ah, no, mi serve anche il vigore. Eh sì, mi serve anche il vigore. Oh, ragazzi, lo stiamo facendo forza. Andiamo avanti con farlo forza. Che volete che vi dica? Ho anche aumentato un po' la stamina, perché... Ergo is the miracle that made Krat prosper. Without Ergo, there would be no automated puppets to make Krat wealthy. Quindi l'ergo è una sorta di... When you move, you tap into the power of Ergo within you. Gather more Ergo. It will make you stronger. In the folklore of Krat, a cricket often acts as a guide. I grilli fanno spesso... That is why these automated models became... Ah, popular. È un grillo robotico. Quindi l'ergo è praticamente una sorta di... Una sorta di... Un materiale o sostanza non ben definita che dà vita alle macchine, praticamente. Io, ragazzi, non vorrei chiudere, sinceramente. Io vorrei giocare un altro po', perché cioè, mi sta intrippando in una maniera fuori dal mondo. Welcome to Hotel Krat. My name is Polendina. Polendina? To Lady Antonia. Polendina? Please let me know how I may be of service. At Hotel Krat, comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Krat. Me l'ha già chiesto. Tell me. Ah! Polendina, ciucciami la vagina. Ah! Porca troia, ergo ottenuto dal maestro della sfilata, racchiude un immenso potere. Questo ergo farebbe gola a qualsiasi cacciatore di tesori. Ah, è tipo l'anima? È tipo l'anima? Ma posso usare... Forse aspetta. Un minuscolo frammento di ergo colorato attiva un'abilità speciale quando viene equipaggiato con l'organo P. Esiste uno speciale tipo di ergo diverso di colore e vibrazione. L'officina fuso... Ok, allora, questo è tipo l'anima. Il quarzo. Questo credo sia semplicemente una cosa che ti dà più ergo. Questo lo vendiamo. Secondo me non mi serve. Penso mi serve il quarzo per potenziare la roba, non questo qua. I'll use my power. Sì, è un botto. Aumentiamo la forza motrice. Il vigore. Porca troia. Porca troia. Vai. Guarda lì la vita. Guarda la vita quanto è diventato interessante.
quel coso che ho venduto non diceva che serviva a qualche cosa, non diceva serve a qualcosa. I heard about you from Geppetto, but to see you in Geppetto. Person. Wow. You should take this. Geppetto left it with me. Geppetto. E cos'è? Cosa mi hai dato? Che cazzo è? Porca troia, un rampino. Bella, che cazzo è? Filo del il braccio a legione, equipaggiamento speciale che utilizza sul braccio sinistro. Ogni braccio a legione possiede abilità di combattimento uniche, può essere modificato in mille modi. Okay. Andre, fino a che ore continui? Visto che è la demo, credo che tra poco finisca. Quindi magari potresti sì. tenere la parte finale per una delle prossime sì, live. Sì, sì, lo finiamo domani, spero solo che mi abbia salvato. Io non so che cazzo, cioè... Io ora esco, spero faccio salva... Ci sarà salva esci come in Dark Souls, immagino. Esci dal gioco, uscire dal gioco, immagino sarà così, spero che mi faccia ripartire da qua. Sì, mi sta veramente intreppando un botto sto gioco. Papere, io questa sera vi ringrazio per i follow e le sub, il divertimento, le risate, noi ci vediamo domani 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona anna, poi mando un abbraccio e un bacione, noi ci vediamo domani. Notte, papere!